A tutti un buongiorno per questa edizione in diretta del telegiornale, un'edizione in diretta che va senza titoli per una notizia giunta pochi minuti fa in redazione, una notizia che non avremmo voluto dare. Infatti una notizia che ha spento la speranza di trovare in vita i due dispersi sul Gran Paradiso. E sono stati infatti gli uomini del soccorso alpino che hanno individuato questa mattina i due alpinisti biellesi morti appunto in un crepaccio. Ma sentiamo, ci spiega tutti i particolari del ritrovamento Elena Lovero. Sono stati individuati i corpi di Maria Teresa Pieri, di 54 anni, e di Walter Corniato, di 61, i due alpinisti biellesi scomparsi sul massiggio del Gran Paradiso domenica. Le ricerche da stamane si sono concentrate nei crepacci e nei canaloni di neve. E proprio lì i due biellesi, mentre ritornavano al rifugio, sono scivolati e caduti in fondo a un buco dove vi è un ruscello, dopo un salto nel vuoto di almeno 6 metri. Probabilmente dopo aver perso l'orientamento nella nebbia. Il recupero è molto difficoltoso e ancora in corso a causa della neve compatta. I due alpinisti sono scomparsi nel pomeriggio di domenica mentre si trovavano nella zona del vallone di Piantonetto a Locano, in provincia di Torino. I due, un uomo e una donna con un terzo compagno, erano partiti dal rifugio Pontese per raggiungere la Becca di Ghe a 3.600 metri di quota. Ad un certo punto i due hanno desistito nella salita ed hanno iniziato a scendere. Il compagno ha raggiunto invece la vetta con altri escursionisti, ma nella discesa fino al rifugio non ha trovato tracce degli altri due alpinisti ed ha dato l'allarme. Nella giornata di ieri, i tentativi con l'elicottero del soccorso nella Valle d'Aosta del soccorso alpino e l'impiego di 25 uomini a piedi non hanno dato esito anche a causa delle condizioni meteo instabili, fino a questa mattina. I due corpi sono stati trovati a circa 2.800 metri di altitudine. Ecco, purtroppo questa è la notizia del ritrovamento. Nelle prossime ore del telegiornale, nelle prossime edizioni, sicuramente potremo fornirvi altri particolari di questa veramente di sciagura che ha avuto questo tragico epilogo. Cambiamo comunque argomento, passiamo alla pagina dell'economia ed è un leader mondiale nella lavorazione del cashmere e delle lane rare. Il marchio Loro Piana passa ai francesi. La famiglia originaria di Trivero ha cominciato la propria attività di mercanti di lana all'inizio del XIX secolo. Un altro pezzo di Made in Italy passa in Francia ed è un pezzo di grande rilievo. La famiglia Loro Piana, marchio celebre di cashmere, ha venduto l'80% dell'azienda familiare ad un gruppo francese per 2 miliardi di euro. Sergio e Pier Luigi Loro Piana, si legge in una nota, conserveranno una partecipazione del 20% nella società e manterranno le loro funzioni alla guida dell'azienda. Originaria di Trivero, la famiglia Loro Piana comincia la propria attività di mercante di lana all'inizio del XIX secolo. Verso la seconda metà del secolo si trasferisce in Valsesia, dove fonda il lanificio Fratelli Lora e Compagnia, a cui segue il lanificio di Querona all'inizio del XX secolo. La transazione, che va approvata dall'Authority Antitrust, riguarda sull'80% delle azioni per un valore appunto di 2 miliardi di euro. Nel 2013 Loro Piana dovrebbe realizzare vendite per 700 milioni di euro ed utili ante imposte, interessi ed ammortamenti pari ad oltre il 20% delle vendite. La nostra famiglia, si legge nella nota, è fiera di associare oggi il nostro nome al gruppo francese. Il gruppo diretto da Bernard Arnault è in effetti quello maggiormente in grado di rispettare i valori dell'azienda, la sua tradizione ed il desiderio di proporre ai suoi clienti dei prodotti di qualità ineccepibile. Associandosi al gruppo francese, costruito intorno ad un insieme di marchi storici, Loro Piana trarrà beneficio da sinergie eccezionali, sempre preservandone le tradizioni. Incidente a Masserano per un motociclista lungo la provinciale. Ancora non si conosce la dinamica di questo incidente, che è stato autonomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli uomini del 118, che hanno portato il giovane all'ospedale degli infermi in stato di media gravità, poiché avvertiva problemi respiratori.
Nuova interrogazione del PD in comune a Biella e questa volta l'argomento sono le buche che invadono le strade di Vaglio e di Pavignano. Nuova interrogazione del consigliere del PD Diego Presa, questa volta con Doriano Raise e Diego Siragusa. Presa è andato, armato della sua macchina fotografica, a rilevare il pessimo stato della rete stradale in numerosi punti di Pavignano e Vaglio. In molti casi anche dove hanno operato i gestori di numerosi servizi. Soprattutto è sempre più scarsa la leggibilità della segnaletica orizzontale, strisce, attraversamenti pedonali e stop. Presa afferma che il degrado di piazza Margherita da Trento è emblematico, nonostante la presenza di numerose abitazioni, così come a Vaglio è particolarmente sconnessa l'area adibita agli autobus. Anche le fronde in alcuni casi rischiano di occultare la segnaletica, come ad esempio il divieto d'accesso in via Rappis. I tre consiglieri comunali chiedono quando e come intendono intervenire per riportare il decoro in queste aree. Secca la risposta del sindaco di Nogentile. Diego Presa dovrebbe fare meno l'ingenuo perché è consapevole delle condizioni economiche del comune di Biella. Martedì in consiglio discuteremo del bilancio e tra le spese c'è proprio la rimessa in ordine delle strade, ma non perché ce lo chiede Presa, ma perché è nelle previsioni dell'amministrazione. Poi Presa è stato per molti anni vice sindaco e assessore ai lavori pubblici e sa cosa significa curare la manutenzione delle strade, tanto che quando amministravano loro la città di Biella non vi erano crateri per le strade, ma vere e proprie voragini, conclude il sindaco di Biella. Il risultato finale del match sarà quindi martedì in consiglio. I tecnici della goletta dei laghi di Lega Ambiente nelle acque di Viverone avrebbero riscontrato in modo particolare su un punto del lago un alto grado di inquinamento da enterococchi intestinali. Si tratta di batteri presenti negli scarichi fognari. Gli ambientalisti sollecitano dunque cura e attenzione. La conferma arriva dalle stesse analisi che avrebbero trovato fortemente inquinato anche lo scarico ai confini del territorio comunale verso Anzasco. Grande partecipazione al quartiere Riva di Biella per Street Art Riva Festival con giocolieri, giochi di luci, maghi ed ombre cinesi. Siamo nel bel mezzo del primo evento qua in Piazza San Cassiano, nella edizione, possiamo chiamarla più che numero uno, numero zero, dello Street Art Riva Festival. Abbiamo l'artista Bingo qua che ha appena cominciato la serata, non lui, ma qua che lo stanno applaudendo. È un'iniziativa così, la prima volta a Biella di un'iniziativa di questo tipo. Noi dell'Ente Manifestazione Biella Riva cerchiamo sempre di animare il Rione Riva, ma anche la città di Biella in questo modo, per cui ringraziamo l'assessore Gaggino che è qui presente, il comune di Biella che collabora sempre con i nostri eventi, perché l'evento è inserito in Biella Estate. Come dico, è un evento naturalmente gratuito come tutti quelli che facciamo qui nel Rione Riva ed è nato grazie alla collaborazione. Ho conosciuto Andrea Morabito di Animazione Magica qualche mese fa, ci siamo trovati davanti a una birra e abbiamo detto: perché non facciamo un festival di artisti di strada a Biella? E da lì l'ideazione, e dobbiamo riconoscerla e ringraziarlo, Andrea Morabito, che ha invitato i vari artisti presenti questa sera, e lascio lui la parola così magari dirà due parole su ciascuno. Grazie Andrea. Niente, grazie. Sì, allora abbiamo, nonostante sia l'edizione appunto numero zero, siamo riusciti a portare qua a Biella degli artisti molto vari. Abbiamo infatti qui un giocoliere, un acrobata, possiamo anche definirlo, fare esperimenti di equilibrismo. Poi abbiamo un mago di Novara, mago Dodo, con un personaggio molto simpatico, molto particolare, molto differente dai soliti maghi. Poi abbiamo Mirko con le ombre cinesi, che è un artista locale poco conosciuto qua a Biella ma famosissimo in zona Torino e Milano, che si esibisce per molti locali e anche molte manifestazioni e festival in tutta Italia con le sue ombre. E poi abbiamo lo spettacolo finale degli scappigliati, ma da non dimenticare lo spettacolo del fuoco di Gustavo Olitta, brasiliano, che tra l'altro ha portato anche Tiago Augusto e faranno un numero con il fuoco in due. E poi appunto il finale, gli scappigliati, che arrivano direttamente proprio da Italia's Got Talent con un'esibizione fantastica, con un trampolino, un cavallo, e faranno dei salti e dei vortici proprio in Piazza del Monte. Noi vi aspettiamo, e se non siete riusciti a venire quest'anno, magari il prossimo anno potete venire. Lascio la parola di nuovo a Paolo. Grazie Andrea, grazie a Telebiella che non manca mai a venire in Riva a riprendere i nostri
appuntamenti e pubblicizzarli, per cui l'invito a questo punto, la gente sta riempiendo Rione per questa edizione e a questo punto ai prossimi eventi dell'estate in riva, perché venerdì prossimo avremo Piano Bar e una serata di fotografie del fotografo Massimo Basso, ma poi all'ottava edizione 19-20-21 luglio degli sport sull'acqua, abbiamo già più di 20 squadre iscritte, Italia's Grand Fit in concerto, i 100 in concerto, e poi concluderemo il 26 luglio anche qui con una serata di liscio e di discoteca qua in Piazza San Cassiano. Grazie a tutti e grazie a Telebiella. Pluto, yes! Cane! Ciao Pluto! Pluto arrabbiato, Pluto angry! Yes! Oh, miau, wow! Non solo un pubblico che segue la politica era presente a Biella per Mario Giordano, che ha presentato il nuovo libro. Direttore del TGCOM 24, il News Mediaset, da tempo si occupa di sprechi e di costi della politica. Giordano nel suo nuovo libro svela tutti i trucchi dei potenti per avere grandi abitazioni, pagando le cifre irrisorie rispetto al prezzo reale. Naturalmente si tratta dei soliti furbi, cioè di tutti quelli che sanno muoversi, che hanno un papà importante, un marito ministro, cioè tutti quelli che conoscono o sono conosciuti, quelli che sanno e che governano, tutti quelli che gestiscono il potere. Alla lista non mancano il presidente del Senato, quello della Corte dei Conti, lo sceriffo di Equitalia, il grande sindacalista, insomma tutti quelli che fanno parte della casta, e questo in spregio a tutti quei cittadini normali che per comprare un minuscolo appartamento devono dissanguarsi e pagare la rata fino all'ultimo. Ed ora vi anticipiamo un reportage che andrà in onda questa sera nell'approfondimento del telegiornale, dunque subito dopo la sigla, un reportage girato da Gianfranco De Rossi in Puglia. Ricordiamo, la Puglia è una meta molto conosciuta dai biellesi per le vacanze. Il Riva Marina Resort offre la possibilità di effettuare numerose escursioni nel caratteristico paesaggio dell'entroterra salentino. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to a heart that's true. Il gruppo Avis Valle Cerva ha organizzato la consueta camminata non competitiva nei boschi di Andorno Micca tra le frazioni Locato Superiore e Inferiore. Il percorso lungo meno di 5 km è stato attraverso gli ombrosi boschi della valle con una splendida vista sul panorama sempre della valle. Collaborazione col Comune di Andorno e il gruppo sportivo San Lorenzo e l'Avis Valle Cervo abbiamo organizzato questa passeggiata non competitiva in memoria di due amici che ci sono mancati nel tempo. Primo è Mirko Russo, un ragazzo giovane che è mancato qualche anno fa. Secondo un altro carissimo amico che era socio della Circola Boita, Giacinto Formaggio, che è mancato. Questo scopo di questa passeggiata non competitiva è a forma benefico per dare un progetto a Mozambico, in cui sarà partecipe anche la figlia di Giacinto Formaggio, Emma Formaggio, tramite Emma Formaggio. Ecco, noi ringraziamo tutti i partecipanti, perché ci sono stati molti partecipanti per questa corsa, molto partecipanti, siamo molto contenti anche di questa organizzazione, speriamo di ripeterla i prossimi anni e auguriamo a tutti una buona corsa e un buon divertimento. Thank you.
Ciao a tutti, buona gara. Ciao. Sera vogliamo dire che consegneremo 1500 euro per la missione, che grazie al vostro contributo, il contributo di tutti, noi speriamo che vengano utilizzati sicuramente bene, e siamo ben felici che abbiamo la possibilità di consegnare questa cifra. Quest'anno abbiamo 23 giovani che partiranno per 4 destinazioni nel mondo, che sono la Bolivia, l'Argentina, il Mozambico e la Tanzania, ma fra tutti il Mozambico verrà raggiunto in modo particolare dalla figlia del Giacinto, dalla Emma, con un gruppo di giovani. Abbiamo un progetto là con le suore, c'è anche una suora biennese. Come ha detto il padre Nevis, andrò in Mozambico con altre 6 ragazze e partiremo il 30 luglio, quindi tra poco. E vi ringrazio per la partecipazione, perché questi soldi faranno tanto bene. Ed è veramente tutto da parte mia per questa edizione del telegiornale, che ricordo potete anche consultarla sul nostro sito www.retebiella.tv. A tutti voi un buon pomeriggio.